Comunque le missioni crociate sono stupende da narrare ai nipoti, sempre. A me piace parlare delle crociate. Ancora non alle miniopetine perché sono piccoline, però un giorno lo farò di certo. È rimasto qua. Prendersi il sole. Ma ti dico, guarda, prova a riparare le imbarcazioni quelle danneggiate. Perché mi sembra che la prossima missione continuiamo con gli stessi soldati di questa mappa. Quindi è una sorta di prolungamento della stessa partita. Dai, ci siamo quasi, ragazzi, l'obiettivo è vicino. Quello. Con la rata. Con la zappotta. Vai. 25 risorse, ragazzi, ci siamo. Ben 8 civili adibiti al recupero risorsa cibo. Partita vinta. Venerdì sera Gli live, dei no. hanno benedetto il nostro grande faraone Stasera no. Narmer e unito il nostro popolo. L'Egitto è destinato a diventare la più grande civiltà mai vista. Il faraone ti ha promesso una menzione sulla tavoletta di pietra da lui commissionata, che verrà scolpita per onorare la sua vittoria. Per ovvie ragioni, la tua immagine non sarà grande come la sua. Grazie bimba dolce per questi 4 bittini. La fama Grazie mille. dell'Egitto unito si sta diffondendo in tutti gli angoli del mondo e il commercio ha fatto crescere notevolmente la ricchezza del tuo popolo. Grazie a questa prosperità, il faraone Djoser ha deciso che una mastaba, ossia una semplice tomba di fango, non sarà sufficiente per servirlo nella vita ultraterrena. Al suo posto, egli ha ordinato all'architetto Imhotep di progettare una piramide a gradoni che sia visibile da lontano. Un progetto di tali dimensioni richiederà grandi risorse. Ti è stato ordinato di recarti a nord e istituire un'area di commercio per raccogliere l'oro necessario alla costruzione della piramide. Allo stesso tempo, dovrai avventurarti nel deserto con l'intento di trovare una cava che fornisca la pietra necessaria per la costruzione. I tuoi partner commerciali, i minoici, i cananei e i libici, potrebbero diventare invidiosi a causa del successo dell'Egitto e potrebbero anche interrompere i commerci e attaccare il tuo popolo. Se i nostri diplomatici non dovessero riuscire a mantenere la pace, dovrai difendere le tue navi commerciali. Il faraone si è affidato a te per il successo di questo progetto. Minchia. Comunque, la missione più bella è quella degli Ittiti. Poi li proveremo, ragazzi. In questi giorni continueremo a provarli tutti. Ok, eccoci qua. Dobbiamo recuperare pietra e oro, ragazzi. Se ricomincio. Mi sbagliavo, la mappa è completamente diversa. Rock and roll. Servono tanti abitanti. Andiamo a salvare, ragazzi. Ok. Siamo in 4. Minoici, libici e cananei. Cananei. E noi. Thomas. Thomas. Falli spawnare direttamente qua. Gli abitanti ci siamo. Abbiamo parecchi. Questi li farò dopo. Non so se mi conviene fare il terrapieno perché non so se dovrò difendermi al più presto. Qui c'è un porto.
Vediamo di fare barche da pesca. Barche da pesca, ragazzi. Grazie per il beat, bimba dolce, grazie mille. Oggi proprio mi sta riempiendo di bittini. Guarda che bello quello. Cazzo ce fai qua? Che cazzo ti ha detto di venire qua? Sta esplorando, sta esplorando. Siamo neutrali o no? Unità impegnate in un copertone non ha acquistato né alcuna mansione. A questo punto andiamo a esplorare pure noi. Scusami, loro vengono nelle nostre terre e noi non facciamo nulla. Quello sta esplorando la mappa. Comunque il PC che ti ho fatto vedere su disco ti piace per Stronghold Crusader e Age of Empires 1 2 Total War e Attila? Potrebbe andare bene. Certo, però come ti dicevo io, per un computer da utilizzare anche nel futuro prossimo mi sembra anche un po' azzardato come cosa. Poi dipende tutto da quello che dici di te. Se non puoi più potenziarlo e dici vabbè, fa un paio di anni lo cambio di nuovo, va bene. Però sono soldi più di 500 euro per un computer che già nasce vecchio. Allora, la prossima serata cosa farai? Mercoledì sicuramente porterò di nuovo Phasmophobia. Lo porterò di nuovo. Magari facciamo una live più seria con i ragazzi. Ricordati che comunque era la mia prima volta con quel gioco, eh. Non era niente di programmato. L'avevo provato il giorno prima, ma è stato terribile. Cioè, circa un quarto d'ora, non di più. Guarda quello, si sta esplorando la mappa. Lo spe... No, ma non posso deciderlo io. Bimba dolce. Non è una cosa che mi viene. Cioè, in base a come viene la serata. Io provo a farla seria. Però, se ci scappa lo scherzo, ci scappa il divertimento legato così, che fai? Ti metti la. Io purtroppo ho fatto delle live serie nell'ultimo periodo in cui tanta gente. La troppa serietà non piace, raga. Quindi. Mi sono trovato a quella di Lovecraft sui mostri, creature, praticamente la gente si è addormentata. E non lo posterò mai più. Quindi, boh, la gente se ti guarda perché vuole divertirsi, vuole qualcosa di divertente per passare la serata. Allora, fatemi vedere le casette qua. Ok, sfruttami subito di fare altre tre imbarcazioni qua. No, ma ti devi fermare, fai tante case, cazzo. Allora, per adesso siamo tutti alleati. Nel senso alleati. Non siamo nemici almeno. E devo cercare dei porti. Ulele! Primo Tide! Mi sembra giusto. Navi da guerra! Le faremo presto. Presto le faremo. Oh! Oh! Ma non siamo nemici! Che cazzo mi attacchi, stronzo! Vabbè. Me la sono cercata, ragazzi. Me la sono cercata. Quindi dovrò iniziare a issare un muro qui, ragazzi. E iniziare a pensare alle navi di guerra. Allora, qual è il problema in quest'area? Il problema di quest'area è che devi iniziare a fare fattorie. Mercato lo fai qui. Omnis. Oralei! E allora, un abitante scrauso non c'è. Vieni qua. E allora,
Magazzino interrato ce l'abbiamo, granella ce l'abbiamo. Minchia, non mi fa fare, ragazzi, i muri. Che stronzi, non posso fare il muro, raga. Ulalè! Cosa hanno gli egizi carri, gli egizi carri da guerra? Loro hanno le bighe con gli arcieri hanno. Vabbè, i carri da guerra, ok, sì. Sono una sorta di carri da guerra. Fatti la fattoria, fatti, dai, non stare lì a guardarmi. Fattorizzati. Serve 800 per... Però mi diceva che a nord c'erano le miniere di pietra da recuperare. Ma non sono a nord, ragazzi, saranno a sud. Cioè, riferito alla mia mappa, è a sud. E avete finito di rompere i coglioni? Andate a recuperare un po' di cibo, forza ragazzacci. Taradimp. Minchia, però manca il legname. Vabbè, recuperate il legname allora, ragazzi. Datemi da fare, datemi da fare. Dai, dai, su, 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 su. Tu non ti preoccupare, vai in giro. Mica ti denunciano, vai in giro tu. Lavora, stronzo! No, qui c'è un sacco di legname da recuperare, quindi problemi non me ne faccio. Allora, fatene un'altra qui. Vedete, ragazzi, come recupero velocemente i pesciolini? Adesso faccio le navi da guerra quando avrò abbastanza legname. Sì, hanno questi carri da guerra che hanno quegli arcieri sopra il carro, sono velocissimi nel muoversi. Vai, fanne 5, fanne, che li mando giù. Fino a quando le aree pescose le controlliamo, ragazzi, possiamo recuperarle. Però io ho paura perché quest'area qua il nemico si allargherà presto. Il problema è non riuscire a fare. Ma mi sa che devo fare queste, ragazzi. Devo evolvere. Tacco serrato, corazzo, mi interessa. Ah, ecco qua, devo fare questi per farlo fare. Ecco perché, maledizione. Il tuo periodo della storia preferito a me dal 1100 al 1200. No, io non ho preferenze. A me anche il periodo napoleonico mi piace un bordello. Quindi 1800, fine 1750, 1850. Anche il periodo di Vittoria 2 è bellissimo, quindi 1830, primi del Novecento, quindi industrializzazione. A me la storia piace tutta, ragazzi. Mi piace viaggiare da ogni angolo della storia. Pazzo. Chi mi trovo davanti? Un leoncino che vuole papparmi! Scendete giù. Cerco di recuperare le aree quelle più distanti, ragazzi. Per un semplice motivo. Così le sottraggo al nemico. Mentre quelle più interne me le tengo per me. Il legname praticamente hanno disboscato tutto. Occhio al leoncino! È una risorsa di cibo sprecata quella dell'engino lì. Esplorazione senza senso, ragazzi. Però forse ho trovato miniera di pietra. Ok, voi rimanete qui.
Nel frattempo riporto due disgraziati a lavorare. Amunienne, amunienne. Dobbiamo andare a costruire qui subito questo. Così andiamo a recuperare queste risorse. Poi devo portare lì anche degli arcieri, perché questi da soli non mi piacciono, ragazzi. Devo farli difendere dagli arcieri. Perché presto qua, ragazzi, arriveranno a farmi il culo. Sta torre non mi serve tantissimo. Da quanti conosci anni? Quanti anni? Logan lo conosco da una vita. Ma anche Holgard lo conosco da una vita. Grazie per il cinghialotto, bello. Forse è il momento di recuperare la pietra. E io devo migliorare qua. Mercato. Estrazione della pietra e dell'oro. Ovviamente oltre alla lavorazione del legno.